Un importante momento istituzionale, questo della visita presso la casa comunale del Vescovo che è in visita pastorale qui con il Sindaco e tutta la Giunta, il Consiglio Comunale e i dipendenti. Sindaco Ferrandino, insomma un bel momento anche di incontro tra due istituzioni, come avete anche detto pubblicamente. Sì, stamattina siamo stati particolarmente onorati di avere questa visita da parte di Sua Eccellenza il Vescovo presso la Casa Municipale. È stato un incontro, osato dire, tra due istituzioni che tendono a curare quelle che sono le esigenze delle collettività che per vari aspetti si finiscono per in qualche maniera governare ed amministrare. E nel mio intervento di saluto ho tenuto a sottolineare che è opportuno, come d'altronde già in atto, che si attuino iniziative di comunanza, di iniziative da portare sul territorio finalizzate a migliorare il contesto in cui noi tutti quanti viviamo. La finalità è proprio questa, sia della diocesi sia dell'ente comunale, quello di migliorare il contesto in cui gli ischitani vivono. Mi piace salutare tantissimo questa iniziativa delle visite pastorali da parte di Sua Eccellenza, che invece sta cercando di vivere nella quotidianità quelle che sono le problematiche anche sociali che si innescano sul nostro territorio, e di questo bisogna fargliene sicuramente merito. Eccellenza, allora un vescovo che cammina, un vescovo che va tra la gente, tra le istituzioni, insomma una visita pastorale continua che continuerà anche nelle prossime parrocchie, ma quella di oggi, l'incontro con l'istituzione comune di Ischia, com'è stato? È stato un momento molto bello, un momento che conferma una collaborazione da parte della diocesi e del sindaco e della tutta la compagine dell'amministrazione comunale di Ischia al fine di promuovere il bene comune dei cittadini di Ischia. Noi abbiamo una grande responsabilità perché Ischia è molto bella e merita davvero che venga valorizzata e merita che gli ischitani possano dare il meglio di loro stessi, per cui da parte della Chiesa di Ischia ho confermato la volontà di collaborare per mettercela tutta, per poter servire meglio questo territorio, le famiglie e in modo particolare coloro che in questo territorio versano in situazioni di disagio, di povertà e di maggiore bisogno di intervento. La visita pastorale del Vescovo anche al Circomare Ischia. Comandante Meloni, è la sua prima visita qui ad Ischia del nostro Vescovo della Diocesi. Che sensazione ha provato stamattina? Beh, una sensazione positiva. Il Vescovo porta sempre, ci rincuora e porta sempre uno spirito, ci alleva anche un po', ecco, solleva anche un po' i nostri animi dalle fatiche giornaliere. E ho apprezzato molto le parole del Vescovo in occasione della messa con cui ha iniziato questa settimana, e nelle quali appunto ha sottolineato la presenza, la caratteristica di questa parrocchia con la presenza del porto all'interno di essa, ed è simbolo del porto di accoglienza e anche il biglietto da visita della città, e quindi credo che tutta la comunità di questa parrocchia debba sentire da un lato l'onore della presenza del porto, dall'altro l'onere di fare in modo che questo, e io in primis cercherò di farlo, possa essere il miglior biglietto da visita per tutte le persone che arrivano a Ischia.